Il packaging mi sembra un po' diverso del mio. Ma cosa schifo è? Non lo so. Ma poi appiccica. Che schifo, cos'è? Parlo molto piano perché sto per fare uno scherzo ad Ale. Nei supermercati sono uscite le mie uova di Pasqua e volevo fare un pack opening insieme a lui. Come regalo, sapete che io adoro i calzini spaiati, cioè vado sempre in giro con i calzini diversi, così ho deciso di mettere dentro i miei calzini, tutti diversi, con tanti motivi diversi. Ma a lui farò uno scherzo, quindi aprirò l'uovo e metterò dentro dei suoi calzini sporchi, bucati e schifosi, poi lo rimpacchetterò e insieme faremo un pack. Quindi ora devo andare piano piano senza farmi beccare, facendo finta di niente, a cercare i suoi calzini e poi andiamo a preparare l'uovo di Pasqua. Coco, vieni con me. Guarda cosa sta facendo, sta cantando. Ciao Mirta. Ciao. Ciao Creamy. Ma c'è qualcosa di grande tra noi, non vorrei cambiare mai, meno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Spoilerate le mie storie. Scusa, non volevo. Scappo di là. Vado a registrare un video dei Sims. Ciao. Ciao. Arriva, ciao. Ma c'è qualcosa. Ma c'è qualcosa di grande. Sì, sì, canta qualcosa di grande. Intanto qua ho tutte le mie uova e anche lì. Devo andare senza farvi vedere troppo perché qui stiamo costruendo qualcosa nel suo bagno. Questi da nonno orribili. Portiamoli in cucina. Andiamo, Coco. Tu fini sempre in cucina perché sai che i gatti non possono entrare. Mi raccomando, tu non puoi mangiare il cioccolato che useremo oggi. Tra l'altro è pieno di peli. Allora, vediamo dei calzini da nonno anche rotti. Ale, perché va in giro con questi cosi? Li appallottoliamo. E dobbiamo trovare un qualcosa per mettere dentro perché non li metto a contatto col cioccolato. Tra l'altro ho appena pulito i piatti. Bella questa banana, Ale. Grande! Allora, questo. C'è anche qualcosa appiccicato sopra. È la sorpresa che lui troverà nell'uovo. Quindi sigilliamola. Ok, così l'odore dei tuoi piedi rimane qui dentro. E adesso andiamo piano piano a prepararlo. Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di aprirlo senza romperlo, perché altrimenti, ok, sono riuscita a levare il collarino. Adesso apro la cordicella che ha due giri, ricordiamoci. Uno e due. Piano, speriamo non sia rotto. No, è un tatto perfetto. Ok, questo è l'uovo. È perfetto, guardate che proprio che forma di uovo. Adesso con un coltello molto affilato io lo taglierò precisamente per aprire e togliere la vera sorpresa. Ho preso un coltello super affilato e spero di non fare un danno, altrimenti devo prenderne un altro. Neanche un chirurgo, ragazzi. Cioè, ma guardate che precisione. Sento che la punta è entrata. Forza, Sabri. Non romperti uovo. Ok, di qua c'è. Questi sono i calzini che tra l'altro vorrei mettere subito. Dovreste sapere che una delle mie particolarità della vita, sapete io sono un po' stramba, è indossare i calzini spaiati. Infatti, come potete vedere, ce li ha dei Lakers al contrario. Quindi ho deciso, per rendervi ancora più mini me, di fare i miei calzini tutti diversi. Allora li metto subito e poi mi lavo anche le mani, solo perché sono breve. Guardate che belli che sono! Mi lavo le mani e continuiamo. Allora, l'uovo è stato tagliato. No.
Oddio, un pezzettino qui, vabbè, ma... Ah, ok, è questo lato qua, proviamo a vedere. Sì, sì, no, si aggancia perfettamente. Piano, Sabri, piano. No, non ho vinto un giorno con me stessa. Avrei voluto tanto vincere un giorno con me stessa, ma comunque si può partecipare al secondo concorso. Ora, cosa devo fare? Devo metterli su una pentola bollente, far sciogliere questo cioccolato davanti e poi riunirli. È difficilissimo, ma ce la farò. Mettiamo un fuoco massimo ed aspettiamo che si scaldi la padella. Proviamo. Ok, lasciamo giusto qualche secondo perché si sta già sciogliendo. Perfetto, appoggio un attimo qua. Prendo, devo far piano sensuale, il secondo uovo. Fare piano. Ora ci vuole grandissima manualità. Cerchiamo di fare una pallina. Dai, ce la puoi fare, Sabri. Ce la puoi fare. Forza. Sembra un po' più avanti. Oh no, raga, è difficilissimo. Faccio un po' così. Così almeno si dovrebbe vedere un po' meno. Già che c'è un assaggio al cioccolato perché è buonissimo. Allora, sapete. Ops. Sono un amante del cioccolato. E poi a Pasqua si fa sempre comunque uno strappo alla regola. Adesso lo metto in frigo per 10 minuti, così almeno rimane duro. Mi raccomando, uovo, diventa bello scranocchioso. Ho deciso che per rendere tutto ancora più vero faremo un pack opening qui nella mia postazione e io prenderò più uova, magari 5, 6, 7, 8 uova. Quella che sappiamo noi di Alessio, ci facciamo un qualcosa per ricordarci perché lui dovrà scegliere, ma guarda caso prenderà proprio la sua dedicata, ok? Arrivo. Sto andando a prendere tutte le uova. Sale, giù da lì. Le sto posizionando perfettamente. Tre qua, due qua, perché poi ci sarà la sesta, che è quella che sto preparando io. Salem, tu stai al controllo, va bene? Vado a vedere se si è abbastanza indurito il cioccolato. Sì, amore, controlla Salem. Sì, 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 certo. Mi raccomando, fai il controllo. Io vado a preparare l'uovo, vieni con me? Andiamo. Mi metto già le mani nei capelli. Arriva la parte impossibile, ovvero far tornare un uovo di Pasqua qui dentro perfettamente, che non deve sembrare che io l'abbia aperto. Aiuto, intanto andiamo a vedere. Ok, mi sembra chiuso. Direi di sì, lo prendiamo e lo appoggiamo sul tavolo. Panico, ragazzi, panico. Allora, ci serve la plastica, che è quella che tiene sull'uovo. Il cordino, il cartone da mettere davanti. Ora cerchiamo. Così dovremmo esserci. Allora, come potete vedere, l'ho posizionato. Ora dobbiamo chiuderlo. Oh, diavolo, si chiude. Oh, già così comunque è fatto bene. Due giri di questo. Perfetto. Ok, ci siamo. Ora, nella parte del mondo un po' più bruttino, che è qui, ci mettiamo la maschera. Non devo romperlo. Non riesco. Ho l'ansia. Speriamo che Ale lo strappi. Ah, c'ho la lingua fuori perché mi sto impegnando. Ok, ok. Beh, raga, meglio ancora delle confezioni che si trovano al supermercato. Andiamo a metterlo di là ora. Fischiettando così nessuno si accorge di niente. E anche l'ultimo uovo l'abbiamo preso dallo scatolone. Allora, questo, mi vedete, è l'uovo speciale, quindi dobbiamo fare in modo che Alessio apra questa qua. Ale! Vieni un secondo a aprire l'uovo di Pasqua! Volevo fare un pack opening. Potresti per favore controllarmi la luce? Perché mi sa che c'è troppa luce che mi spara. E poi se vieni qua apriamo un uovo insieme. Non vedi che è un po' tutto bianco? E poi se vuoi girare lo schermino perché non vedo. Poi se hai voglia li apriamo uno insieme. Una testa magari. Forse è perché sono troppe uova. Devi gnomo, amico mio. Ah, ce n'era anche qua già un altro. Bra, piano, hai toccato tutto. Sei pronto? Sì. Allora, volevo prima di tutto salutarvi e buongiorno, buonasera, buonanotte, pussole. Questo. Che c'è? Oh, vai.
questo video Gogo! Voleva salutare. Volevo salutare anche Gogo. Questo video è fatto per farvi vedere il mio uovo di Pasqua che trovate in tutti i supermercati, cioè in tutti quelli grandi, poi io spero anche in quelli piccolini. Guardate quanto può essere carino. Non so se si vede, ma adesso andremo a fare il pack opening del mio uovo. Perché... tutti e tre li posso aprire? No, adesso ne facciamo una testa. Io lo scelgo a te, tu lo scegli a me. Ci stai? Perché ovviamente il regalo cambia. Come vi avevo detto nelle stories, ci sono dentro dei calzini perché io amo mettere i calzini sfaiati. E quindi vedremo, facciamo la gara, chi trova i calzini più belli. Allora, sceglimi tu un uovo. Anzi, prima scelgo io, sei l'ospite. Annuso un po', mio nonno faceva... No, ma allora, aspetta. Io posso trovare i calzini sbagliati, ma non sono tutti uguali, quindi. No, sono tanti diversi. Allora, annuso un po' come faceva mio nonno. Non sono anguri, eh. Lo so, mio nonno faceva così. Io a te scelgo questo qui. Ok. Tu a me? Quello più piccolo. Questo. Ma sono tutti uguali. Questo. Dai, quello con tutta la carta arricciata. Allora, mettiamo giù gli altri. Inizio io, prima di tutto... Ah, si strappa subito, sai, non sto a guardare. Farei vedere quanto è bella la mascherina che no, ci devi hai fare messo così dietro, come fanno quelli di make up. Ah, hai ragione. Non so se serve. Ok, così si vede bene. Poi troviamo, vabbè, un cartello appiccicato per la validità di un concorso. Ok, poi, qual è il concorso? È un concorso, puoi vincere una giornata con me. Praticamente che dentro... sfiga. Ma come, che ah, sfiga? No. Dentro potete trovare, ci sono due concorsi. Uno per vincere, diciamo, direttamente, che trovate dentro un braccialetto che ho firmato io. Che sono questi braccialetti qua. Io non ce l'ho. Giusto no. Per dire. No, tu non ce l'hai, viva la libertà. A me sembra che uno potevi anche darmelo a me. No, perché li ho firmati per le uova. Allora, io apro e dentro c'è anche il cartellino che dice se hai vinto o se non hai vinto e per partecipare al concorso. Cosa annusi? Mi ha avuto un po' voglia di mangiare un pezzo allora. Di uova. Posso rompere? No, aspetta, no, è mio. Però. Faccio vedere il packaging. Il packaging, bellissimo. Molto bello. Grazie. Sì. Grazie Teo, perché Teo mi aiuta sempre a fare queste cose. Allora, pronto? Lo apro con la testa? Sì. È più vuoto qui che qua. Bene. Allora, io... No, non li voglio aprire adesso. Prima no, io voglio poi. Assaggiare quel pezzo che è caduto qua dentro. Ho trovato un pacco di calzini verdi. Voglio vederli. Aprili. Questi me li posso tenere, no? No, questi sono i miei, tu ti puoi tenere i tuoi. Ho scelto io tu. Non ho vinto il giorno con me, accipicchia, però posso comunque partecipare al concorso. Hai visto, ho fatto comunque del make-up. Questi posso mettermeli? Sì, perché così ce li diamo uguali, anche io ce li ho. Ta-da! Però chissà, quelli che trovi tu saranno bellissimi, magari ancora molto più belli di questi. Sicuro. Sì. Perché voglio mangiarne un pezzo? Tu mangi dal tuo. Io mangio il mio. Ma mi stanno benissimo. Facci vedere. Aspetta, che non è che sono così atletico quando fare sta mossa. Così. Sì, se io tu faccio. Vuoi vedere questo? Se io faccio una roba del genere mi spacco a metà. Aia, piano! Piano! Dai, guarda quanto sono carine. Abbiamo appaiato un paio di calzini. Adesso io non tiro mai più. Tocca a te, dai. Non tiro mai più, tiro la gamba da lì. Vai. Oh, no, 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 Alessio, mangia il tuo. Se trovi i calzini quelli rosa con i cuori, posso averli io? No. E quelli gialli con i rombi? No. Grazie. Qua dentro io non solo troverò i calzini più fighi. Anche la giornata con me. Anche la giornata con me e la regalerò a qualcuno di voi che ci state guardando in questo momento. Allora, prima cosa togliamo questo. Che sembra uno che vuole abbracciare. Oh, sono un koala. Molto bene, andiamo avanti. Apri bene, facci vedere un già po'. Già il cioccolato mi sembra ancora più buono del tuo. Che in base a cosa lo dici? Dal profumo. Tu lo devi rompere con la testa, anche tu. 2, 1, vai! Più forte! No, l'ho rotto. Ok, vai. Ok. Oh. Il packaging mi sembra un po' diverso del mio. Ma cosa schifo è? Non lo so. Ma poi appiccica. Che schifo, cos'è? L'ho buggato. Ma cos'è? Non lo so. Non potrei averlo fatto. Non lo so, ma cos'è il mio? Perché è venuto così? Ma poi non è neanche il coso per partecipare io la Sabri. Ma perché appiccica così tanto? Ma questi sono quelli che avevi ieri. Ma io me ne vado. Puzzano pure, ma che schifo. Ma io me ne vado, non voglio più fare i tuoi video. Mi fa schifo i tuoi video. Hai dimenticato il nuovo. Almeno quello è buono, spero. È buono. Buona Pasqua. Me ne vado. No, dai, molla Ale. Ti vedo che stai facendo così, ma sei sempre lì a mangiarti l'uovo. Vabbè, comunque mi sono divertita tantissimo a fare questa cosa. Beh, comunque i calzini sono anche bucati, volevo dirti anche questo. Non hai nemmeno vinto la giornata con me. Scrivetemi sotto qualche altro scherzo da fare. Io vi mando un bacio. Vi mando il cioccolato perché lo amo. Vi ricordo che è in tutti i grandi supermercati. E forse anche quelli in piccoli si spera. Un bacio grande, Ale, vuoi dire qualcosa? Mi fanno schifo, almeno in lavatrice potevi metterli. Cosa stai facendo?
sto firmando e scrivendo sui braccialetti "hai vinto" saranno quelli vincenti nelle uova di Pasqua. E che cosa fanno quelli che lo trovano? Saranno con me. Posso trovarne uno? No, tu no. Ah.